pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Sono passati ormai oltre 10 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, morto nel 2012, ma il suo ricordo è ancora vivo e scolpito nella mente e nel cuore dei suoi fan, così come nelle orecchie, grazie alle sue canzoni indimenticabili. Ora è anche venuto il momento di ricordare il grande cantautore con una mostra aperta di recente a Roma, ma che rimarrà visitabile fino al prossimo gennaio. Lucio Dalla, infatti, nonostante la nascita a Bologna, si era trasferito negli anni 60 nella capitale per lavorare. L'incontro tra l'artista e la grande città si rivelò non solo di convivenza, nacque un vero e proprio legame. Roma è una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali, disse lo stesso Lucio Dalla, che prese casa a Trastevere e che registrò anche i suoi dischi, si affermò come uno dei più originali tra i nuovi cantautori, con un successo che diventò proprio enorme negli anni 70. Ecco che ora la mostra a Roma, intitolata Lucio Dalla, anche se il tempo passa, rimarrà aperta alla Rapacis, nel cuore proprio della capitale, fino al 6 gennaio. Mostra che ha iniziato il proprio percorso a Bologna e poi qui a Roma si arricchisce di una sezione inedita sul rapporto tra il musicista e la città. Di lui, scomparso 10 anni fa, il pubblico ama principalmente le canzoni, ma la mostra aggiunge anche la componente visuale, cioè le foto, i filmati, gli oggetti personali, gli strumenti musicali, gli abiti di scena, le locandine e i testi autografi. Il percorso parte dall'infanzia con le foto di famiglia, la mamma Iole che capì che il ragazzo non era fatto per gli studi, assecondò le sue aspirazioni a lasciare la scuola per cercare una realizzazione nell'arte. E poi ci sono le testimonianze delle prime esibizioni professionali del Dalla jazzista e così ci si ritrova di fronte anche al suo famosissimo clarinetto. Poi si passa ai cappelli altrettanto famosi e infine la parte dedicata a cinema e teatro. Ma prima di lasciarvi a un brano ovviamente di Lucio Dalla, ricordiamo che nel 2023, cioè l'80esimo della nascita, sarà allestita a Napoli, Pesaro, Milano e successivamente all'estero la stessa mostra. Come chiudere in bellezza allora se non con Se io fossi un angelo, che ci porta al 1985 e all'album Bugie.